Ciao, vediamo insieme come ottenere una sfumatura, quindi più colori che sfumano da uno all'altro, direttamente partendo da un'immagine all'interno di Adobe Illustrator. Abbiamo caricato in questo momento quattro immagini dentro l'area di lavoro, possiamo anche incorporarle come ci è più comodo. A questo punto selezioniamo la prima immagine che vediamo dal pannello livelli, poi andiamo dal menu oggetto e poi crea trama sfumata. Si aprirà subito questo pannellino in cui possiamo definire il numero delle righe e il numero delle colonne che formeranno appunto la sfumatura. Dopodiché stabiliamo l'aspetto che deve avere il nostro gradiente, la nostra sfumatura, e cioè possiamo scegliere tra tre opzioni: piatto, quindi flat, la classica sfumatura che possiamo utilizzare, diciamo così, nella maggior parte dei casi e che è la più utilizzata sostanzialmente, oppure al centro, dove avremo, come possiamo vedere già dalla modalità anteprima, i colori che si invertono sostanzialmente, quindi dal centro verso l'esterno, oppure al bordo, quindi dall'esterno verso l'interno. Si alternano i colori chiari con quelli scuri, o comunque i colori che compongono la sfumatura, perché dipendono appunto dai colori presenti nell'immagine. Infine possiamo stabilire l'intensità della luce, se deve essere al 100% oppure se deve essere al 20%. Come vedete, io vedo in diretta e immediatamente tutte le modifiche che applico grazie al fatto che ho attivato la modalità anteprima, che vi consiglio chiaramente di fare da questo parametro presente in questo pannellino. Torniamo a definire come aspetto del gradiente la modalità piatto e con una luce chiaramente al 100%. Definendo quattro righe e quattro colonne avremo una sfumatura efficace per quanto riguarda passaggio molto tenue, molto leggero tra una sfumatura di colore e l'altra. Diamo un ok ed ecco qui. Chiaramente dal pannello degli strumenti, selezionando lo strumento trama, possiamo andare a spostare i singoli punti che si incrociano tra le righe e le colonne per andare eventualmente a spostare, ampliare, allargare e modificare le varie aree di colore che compongono la sfumatura. Possiamo vedere la modifica appena fatta. Proviamo con un'altra immagine. Seleziono l'immagine, vado dal menu oggetto, clicco su Crea trama sfumata. Qui, anziché magari stabilire quattro righe e quattro colonne, aumentiamo il numero delle righe e aumentiamo il numero delle colonne. Questo ci permette chiaramente di rendere un pochino più netti i contorni e i lineamenti dell'immagine che sta praticamente al di sotto della nostra sfumatura o da cui la sfumatura viene generata. Diamo anche qui un ok. Chiaramente, se vogliamo invece modificare il passaggio tra l'immagine e il gradiente, cercando di renderlo meno netto e molto più leggero, nel senso che i tratti della sfumatura devono essere estremamente leggeri tra un passaggio e l'altro, possiamo tornare indietro o con CTRL o COMMAND Z, oppure direttamente dal menu Modifica, Annulla, Crea trama e ripetere l'operazione. A questo punto, anziché magari 8 righe e 8 colonne, possiamo inserire 4 righe e 4 colonne, oppure ancora 2 righe e 2 colonne. Come vedete, la sfumatura diventa ancora più leggera, quasi facendo scomparire l'immagine che c'è sotto. I dettagli sono quasi completamente spariti. Facciamo una prova con questa ulteriore immagine. Seleziono. Poi dal menu oggetto crea trama sfumata e anche qui, come possiamo vedere, a seconda del numero delle righe, del numero delle colonne che compongono il gradiente, io posso decidere di creare questa trama sfumata, quindi questa sfumatura, in modo più o meno netto. Proviamo con quest'ultima immagine. Chiaramente questa procedura ci permette di utilizzare sfumature personalizzate che vengono direttamente da un'immagine, magari un'immagine rappresentativa per la lavorazione che stiamo facendo, e ci permette di mantenere la stessa identità cromatica, quindi gli stessi colori di cui abbiamo bisogno per quella grafica specifica, quella grafica particolare e personalizzata. A questo punto non ci resta che esportare eventualmente la nostra sfumatura e allora andremo su File, Salva con nome, dalla finestra dei formati indicheremo PDF e salveremo. In questo pannello gli andremo a dare i vari parametri. Se vogliamo continuare a modificare il file di Illustrator anche dal PDF che stiamo esportando, lasciamo plagata questa prima opzione. Se vogliamo ottimizzare l'accesso rapido al web e quindi rendere più leggero il file, cliccheremo su questo. Dopodiché
decidiamo se comprimere o meno l'immagine, secondo parametri che possiamo appunto stabilire da questi, o possiamo lasciare questi default. Chiaramente comprimendo l'immagine avremo un peso più leggero e ci conviene farlo nel momento in cui andiamo a incorporare le immagini all'interno dell'area di lavoro. Dopodiché salviamo su PDF. Ciao, grazie e alla prossima!